speciale Carlo De Coni. Buonasera a tutti. Mi chiamo Zoltán Kálmán, io sono consigliere agricolo dell'ambasciata d'Ungheria e sono anche rappresentante permanente d'Ungheria presso la FAO. Sono molto onorato, è un grande piacere anche a me di essere invitato a questo convegno, in particolare perché durante questa mattina, anche il pomeriggio, ho potuto conoscere molte esperienze della realtà italiana. Chiedo scusa per la mia conoscenza della lingua non perfetta. Vado avanti. Io sono un agronomo specializzato in economia agraria, cioè il mio campo non è giurisprudenza, però è stato chiesto di fare una presentazione anche sull'esperienza d'Ungheria sul bando dell'UGM. Brevemente farei questi quattro punti della presentazione. Presenterei la situazione in Ungheria, poi in breve informazione sul processo delle trattative nell'Unione Europea. Poi parlerò da un'iniziativa del ministro ungherese, l'Alleanza per una Europa libera d'OGM, poi alcune riflessioni su Laudato Si e il ruolo della FAO, molto brevemente. Allora, l'informazione di base, avevamo una legge sulla conservazione della natura in 96 e un altro in 98 sulla ingegneria genetica. Su queste basi, su queste due leggi, è stata una decisione storica del Parlamento ungherese in 2006, quando con tutti i partiti, avevamo 5 partiti a questo periodo nel Parlamento, con tutti i partiti, con l'unanimità è stato votato una risoluzione contro la OGM. Poi questa è la legge fondamentale che è stato firmato, che è stato entrato in vigore il 1 gennaio 2012. Questo semplicemente, io non leggo tutto, però potete leggere sullo schermo che l'Ungheria garantisce un'agricoltura libera da organismi geneticamente modificati. Poi tutto il resto, risparmio il tempo, andrei avanti con la spiegazione che, per esempio, il diritto alla salute secondo la Corte Costituzionale ungherese non è stato interpretato come un diritto fondamentale, ma un costituzionale che viene realizzato attraverso atti legislativi, mentre la proibizione di organismi geneticamente modificati è un obbligo diretto per il legislatore e non presente in altre costituzioni. Noi siamo molto fieri che forse Ecuador ha una costituzione simile. Allora, quali sono le misure che abbiamo adottato in Ungheria? Dobbiamo ovviamente inasprire tutte le norme giuridiche, dobbiamo modificare anche il codice penale, avevamo anche dei controlli molto rigorosi. Nella pausa di pranzo ho avuto il piacere di fare una consultazione con il signore comandante del Corpo Forestale di Ascoli Piceno sull'esperienza del coinvolgimento degli api. Secondo me lo faremo anche noi. Anche noi abbiamo problemi quando dobbiamo distruggere interi campi con le tracce di OGM. E poi dobbiamo creare anche delle basi normative per l'utilizzo dell'indicazione GMO free sull'etichetta. Allora, dobbiamo trasmettere questa informazione anche al pubblico, molto tutta la gente, anche in campagna, per farli conoscere la situazione. Abbiamo usato la Fiera Nazionale Ungherese dell'Agricoltura in 2011, 13 e 15 con le presentazioni. Poi abbiamo un sito gmoterche.hu dove in modo interattivo possono seguire tutte le informazioni rilevanti sulla situazione. Siamo stati anche presenti sull'Expo in Milano con la nostra iniziativa. Allora, prima
dall'approvazione del pacchetto noi dobbiamo usare ovviamente la clausola di salvaguardia contro il MON 810, anche contro la patate Amflora. Dobbiamo anche iniziare una procedura giudiziaria nel caso della patate Amflora. Poi tra le misure menzionerei anche l'iniziativa del nostro ministro Alleanza per un'Europa libera di OGM annunciato in gennaio. Allora, questo brevemente fa vedere il processo dal 2015 in poi, che cosa è successo nelle istituzioni europee. Non vorrei entrare in dettaglio perché è ormai fortunatamente solo un passato. Possiamo andare avanti. Sul secondo invece vorrei far vedere questi dati, che in 2011 sotto la presidenza dell'UE ungherese abbiamo elaborato tutte le giustificazioni per il pacchetto, 19 paesi sono stati favorevoli, però non era sufficiente per la decisione finale. La presidenza danese ha fatto un passo in avanti, però durante la presidenza greca, quando è stato un voto, una votazione per il mais 1507, e 19 paesi sono stati contrari, e la Commissione europea ha pensato di dover fare qualcosa, perché non poteva permettere di ignorare completamente la volontà di 19 paesi. Possiamo andare avanti. In 2014, dopo lunghe trattative, è stato poi approvato, è stato raggiunto un accordo politico in giugno, con Belgio e Lussemburgo astenuti soltanto, tutti gli altri invece sono stati favorevoli. Poi anche il Parlamento, secondo l'accordo di Lussemburgo, hanno approvato la proposta. Allora, sulla base di questa proposta approvata dagli istituzioni europee, in 11 marzo è entrato in vigore questa direttiva. E in senso di questa direttiva lo Stato membro può chiedere al richiedente, cioè al multinazionale, tramite la Commissione, di modificare l'ambito geografico della domanda, oppure il richiedente può anche fare la propria richiesta, ma lo Stato membro può vietare la coltivazione dell'OGM appellandosi una serie di motivazioni, da A a G. Questo allarga la possibilità agli Stati membri di vietare la coltivazione. Non è stato un pacchetto perfetto, non siamo molto felici, però siamo felici che almeno siamo stati incapaci di raggiungere questo accordo. Questo possiamo saltare. Allora, ho menzionato questa iniziativa che il nostro ministro ha lanciato in Berlino nella settimana verde in gennaio, poi successivamente ha fatto una lettera a tutti i ministri dell'agricoltura e dell'ambiente e tutti i paesi membri dell'Unione Europea, anche a alcuni paesi fuori. Sulla base delle risposte che avevamo, la maggior parte dei paesi sono in favore dell'iniziativa. Questo è anche aiutato, perché questa proposta dell'Alleanza riguarda anche, aveva due scopi: uno, che avere più paesi possibilmente, il numero di paesi più alto possibilmente di quelli che chiederanno, come ha fatto Italia, ha fatto anche Ungheria in settembre, e la possibilità di vietare, ma l'altro scopo era anche di continuare le trattative anche per poter vietare nel futuro, raggiungere un accordo anche nel futuro per vietare anche il commercio di prodotti che contengono queste sostanze. In aprile abbiamo anche avuto un convegno in questo senso, che era di molto, molto successo. Allora, il 21 di settembre il nostro ministero ha mandato alla Commissione
la notifica chiedendo di tutte le 8 varietà di mais che sono autorizzati oppure in fase di autorizzazione. Ci sono stati 3 multinazionali, la Pioneer, Syngenta e Dow AgriSciences. Siccome loro non hanno reagito entro il termine, questo vuol dire accordo tacito al divieto di coltivazione in Ungheria. Nella situazione simile, Ungheria chiederà sempre la deroga della coltivazione di Ungheria. Secondo le nostre ultime informazioni, abbiamo finora 17 paesi in tutta nella comunità europea che hanno fatto questo passo simile, e anche ci sono 4 regioni, così anche se per esempio il Regno Unito non ha fatto la domanda, alcune delle sue regioni come Galles, Irlanda del Nord e anche Scozia lo hanno fatto. Questo rappresenta, vuol dire che diciamo quasi 2/3 della popolazione dell'Unione Europea totale chiaramente contro la GM. Della lettera enciclica del Laudato Si è stato parlato molto, io non vorrei parlare di nuovo tanto, giusto menzionare questi 3 punti. Dall'uno è stato menzionato la mattina, anche il secondo è molto importante, però vorrei sottolineare l'importanza del terzo, che parla anche del processo dell'accaparramento del terreno e della scomparsa dei piccoli produttori. Possiamo andare avanti e in questo senso vorrei parlare un attimo sul ruolo della FAO, che meriterebbe ovviamente una grande presentazione. Io soltanto dico che la FAO è un'organizzazione tecnica e fa un forum neutro per i negoziati tra i vari paesi in tutto il mondo. Ha fatto molto, nel senso che per esempio la settimana scorsa hanno organizzato insieme con il Vaticano, alcuni cardinali sono stati invitati, con il direttore generale hanno fatto un convegno sui cambiamenti climatici e il ruolo dell'agricoltura nella lotta contro i cambiamenti climatici. Poi la FAO ha organizzato in settembre 2014 un simposio di agroecologia che era di grande successo, sono arrivati esperti anche accademici, ricercatori da tutto il mondo. Come Giuseppe Graziano da Silva, il direttore generale, diceva che l'agroecologia, questo approccio, aiuterà sicuramente a risolvere i grandi problemi. Però lo stesso Graziano da Silva anche ha deciso di organizzare un convegno in febbraio prossimo sulla biotecnologia. Questa iniziativa è stata iniziata prevalentemente dai vari multinazionali che sono stati scontenti con i risultati eccellenti del simposio di agroecologia, hanno fatto la proposta e hanno fatto anche pressioni sulla FAO di dover organizzare anche una conferenza per l'agricoltura industriale, per quelli che sono in favore dell'OGM. In questo senso io penso che questa occasione sarebbe anche importante per tutti quanti che non sono in favore dell'OGM di essere presenti e dire il loro opinione, perché sarebbe molto importante. Indietro. Questo messo questo perché penso che ultimamente succede che il sequestro di parole o impadronarsi di parole, come io menziono alcune cose come il sustainability o sustainable intensificazione sostenibile, è una cosa o intensificazione o sustainability, le due cose non vanno insieme, e climate smart agriculture, anche questo una cosa che
dovrebbe essere simpatica, però siccome i multinazionali impadroniscono di queste parole, queste espressioni, diventeranno parole non più positive, come succede per esempio, la stessa cosa succede, come ho capito dalla presentazione prima, che per esempio l'agricoltura integrata originalmente doveva essere qualcosa di bello e positivo, invece quello che è diventato è o agricoltura biologica, addirittura negli Stati Uniti, in alcuni stati, ho sentito, non so se è confermato, che la coltivazione di OGM è consentito anche nell'agricoltura biologica, sì. Cioè delle cose follie. Poi finisco con questo diapositivo con un proverbio cinese, che è anche un tipico esempio come impadronarsi delle cose positive e belle. Conoscete sicuramente questo detto: dai un pesce a un uomo e non lo dirai per un giorno, insegnagli a pescare e non lo dirai per tutta la vita. Sembra una cosa positiva, molto vera. E invece ho fatto due domande. Se una fondazione, non vorrei dare dei nomi, ma si tratta della Bill Gates Foundation, in collaborazione con una multinazionale, che non vorrei dare un nome, ma si tratta della Monsanto, regala la tecnologia OGM ai paesi in via di sviluppo, e questa è un'attività caritativa, come dicono loro, oppure è un investimento? La risposta per me chi è? Dicono anche che la dipendenza dagli aiuti di cibo è vero, è pericoloso, perché se la gente nei paesi in via di sviluppo si abitua che ricevono sempre gli aiuti, allora non lavorano, è un pericolo chiaramente, ma un pericolo ancora più grande nella mia lettura se la dipendenza non dagli aiuti di cibo, ma la dipendenza è di aiuti di fornitura di sementi, sì, certo. Perché questo è per sempre. Perché OGM è come una via di senza. Grazie per l'attenzione.